Siamo a 17 km da Vico Equense e a 27 km da Castellammare. In pratica 40 minuti di macchina o 7 minuti con la funivia. Ma la cosa clamorosa è che qui fa freddo. Siamo praticamente al 12 luglio e fa un freddo di pazzi. Questa è la cosa bella del Faito, cioè in 40 minuti o in 7 minuti con la funivia c'è la possibilità finalmente di trovare un po' di pace in questa estate pazzesca, calda che sta facendo in questo periodo. Siamo in compagnia di Danilo Somma, che è uno degli operatori turistici che qui ha Faito e che combatte in qualche modo da anni, senza fermarsi mai, credendo che questo è veramente uno dei posti con le maggiori potenzialità della zona. Dunque, Danilo Somma, lei ha creato anche una rete di imprese proprio per rilanciare il Faito in un momento difficile. Sì, tutti gli operatori insieme abbiamo sentito la necessità di riunirci nuovamente, superando le incomprensioni del passato. Abbiamo costituito la rete di imprese turistiche del Faito, denominata Fai Rete. Ci aspettiamo tanto da questa nuova iniziativa e speriamo di tornare ad essere competitivi dal punto di vista lavorativo, turistico, eccetera. La svolta chiaramente è assolutamente, se volessimo proprio datarla, la svolta è quella: 5 maggio 2016 riapre la funivia e qualcosa cambia al Faito, vero? Tutto cambia, è tornata la vita, si torna a vedere le persone passeggiare, sono tornati i turisti da Sorrento, da Pompei. Tutto nuovamente torna a rinascere. Lei mi diceva che addirittura il sabato e la domenica è una vera e propria invasione grazie alla funivia. Sì, pensate che non rispettano nemmeno più gli orari, perché talmente la gente in attesa che sono costretti a fare corse continue per soddisfare la richiesta. Sì, perché poi il successo sta nei tempi che insomma impiega la funivia per portare insomma il pubblico, la gente in questo paradiso, cioè 7 minuti a tutti gli effetti e la vita cambia ad un solo colpo. 2 anni fa io venni qui e lei mi raccontò una storia per certi versi anche triste, cioè di un paradiso che però era completamente abbandonato, eccetera. Invece ora sta cambiando tutto. Che cosa vi aspettate ancora? Qual è il prossimo passo per continuare in questa strada? Allora, il segnale importante è che finalmente sentiamo la presenza dei proprietari della montagna, della regione, della provincia, anche con degli incontri che frequentemente stiamo facendo con tanti consiglieri regionali, che mentre prima tutto questo era un sogno, oggi sono loro che cercano un contatto con noi e ci stiamo confrontando su come portare avanti tante iniziative, anche manifestazioni estive, che fortunatamente anche quest'estate sono in programma. Infatti questo è importante, cioè avere una montagna, avere un paradiso a disposizione, però bisogna anche riempire un'estate di eventi e fare in modo insomma che la gente poi oltre insomma le bellezze della natura possa fruire insomma di tutta una serie di cose, appunto eventi, spettacoli, eccetera. Che cosa accadrà d'estate qui al Faito? Allora, prima di tutto l'evento che è diventato di primo ordine al Faito è il Faito Doc Festival, questo festival del cinema documentario che dei registi italo-belga che vivono, sono nati e cresciuti sul Faito, ormai organizzano da anni, che sta riscuotendo sempre maggiore successo. Poi ci sono diverse serate musicali e si sta cercando di avere le autorizzazioni necessarie per attivare due piste, sia per il parapendio, due piste permanenti per il parapendio e per il deltaplano, in modo che qualunque turista abbia questo sport come
Hobby possa venire a lanciarsi dal Faito. Benissimo, quindi il Faito diventa il motore del turismo, delle iniziative estive, anche per un modo diverso di fare vacanza qui in Penisola Sorrentina. Le chiedo solo un'ultima cosa, la funivia era partita con un piano di trasporti che insomma prevedeva degli orari circoscritti. Finalmente ieri proprio insomma siamo riusciti ad ottenere insomma le 18 come ultima partenza. Vi aspettate anche una chance serale? Magari è quello che tutti sperano, avere una chance serale come è stato fatto anni addietro con un enorme successo. Ho detto, la provincia e la regione ci sono vicine anche in questa vicenda, grazie all'impegno dei consiglieri regionali siamo riusciti ad ottenere questo prolungamento degli orari. Stasera c'è il primo consiglio comunale della nuova giunta a Vico Equense e quindi anche da loro aspettiamo un impegno serio, perché sono il 90% del territorio ricade sul comune di Vico Equense. Le strade sono di proprietà del comune di Vico Equense e non sono manutenute a dovere, quindi ci aspettiamo un impegno serio anche da parte loro. Quindi si aspettano risposte, gli operatori ce la stanno mettendo tutta e questo è importante, perché sono loro che stanno cambiando il turismo qui e stanno combattendo e ci hanno sempre creduto. Ora tocca ai politici, che ovviamente dovranno fare la loro parte. Grazie di essere stati con noi e soprattutto auguri.